Buonasera ai nostri telespettatori e ai lettori del quotidiano Il Centro, in sinergia anche questa settimana un nuovo appuntamento con lo speciale elezioni dedicato alle amministrative del prossimo 12 giugno. Ne parliamo dall'Aquila, stavolta di elezioni, ne parliamo ospiti del Centro L'Aquilone che ringraziamo per l'accoglienza, ne parliamo con il collega Giustino Parisse del Centro che sarà mio compagno di viaggio in questa avventura sia preelettorale e poi anche nel commento dello spoglio dal capoluogo, giornalista del quotidiano Il Centro, e in questa prima delle due tribune che vi proporremo sull'Aquila affronteremo più da vicino con i candidati sindaci della città i temi su cui sono impegnati in campagna elettorale, con domande un po' più personali relative alla loro avventura. La prossima tribuna, quella che poi concluderà la campagna elettorale anche su Rete 8, l'ultimo giorno, il 10 di giugno, invece li vedrà tutti e quattro a confronto tra di loro. Iniziamo dunque questa serie di interviste con Giustino Parisse, naturalmente, e Stefania Pezzopane, che poi verrà intervistata dal collega. Io faccio subito una domanda introduttiva per Stefania Pezzopane, che poi sarà quella per tutti gli altri candidati. Una domanda, visto che siamo alla prima intervista elettorale, relativa alla coalizione, alla squadra che sta affrontando questo viaggio verso il 12 di giugno con Stefania Pezzopane all'Aquila. Allora, Pezzopane non sarà da sola, avrà accanto a sé una squadra, una coalizione. Sì, abbiamo una coalizione ampia, tutto il centrosinistra e anche oltre il centrosinistra, che è rappresentata in questi sei simboli. Abbiamo il Partito Democratico, abbiamo il Movimento 5 Stelle, la lista 99 L'Aquila, che raccoglie in sé Partito Socialista, Italia dei Valori e Europa Verde. E abbiamo poi l'Aquila Coraggiosa, che raccoglie tutta la sinistra, da Articolo 1, Sinistra Italiana, Unità Popolare e anche Primavera Aquilana, questo movimento post terremoto che ha vivacizzato molto il dibattito cittadino. Poi abbiamo l'Aquila Nuova, che è una lista di amministratori e all'interno della quale c'è anche Italia Viva, e quindi Demos, Democrazia e Solidarietà, che è una lista di centro, come altre peraltro, ispirata ai principi della solidarietà e dentro alla quale operano volontariato e mondo del terzo settore. Quindi la coalizione è molto ampia, le sei liste rappresentano oltre 14 tra forze politiche, movimenti civici e quant'altro. Venivamo da 5 anni fa un momento molto doloroso, la sconfitta che aveva un po' deflagrato il mondo del centrosinistra. Ritengo già una mia prima grande vittoria quella di aver fatto una così importante ricomposizione. Le domande di Giustino Parisse. Allora, onorevole Pezzopane, la prima domanda è un po' politica e un po' personale. Lei ha una carriera politica fatta di tanti successi elettorali, di tanti incarichi importanti, assessore regionale, presidente della provincia e, solo per parlare dell'ultimo periodo, senatrice prima e onorevole adesso. Oggi lei si propone come candidato sindaco della città, una sfida che è una sfida anche rischiosa per certi versi, no? Cioè, nelle sfide elettorali nulla è scontato. Ma chi glielo fa fare? L'amore sconfinato che ho per la mia città e la consapevolezza che questa nostra L'Aquila, che amiamo tanto, è a un punto in cui deve decidere sul proprio futuro. E se noi non decidiamo adesso per il nostro futuro, ci giochiamo un po' le sorti delle giovani generazioni. Avverto quindi una responsabilità su di me. L'avverto anche alla luce delle sconfitte che ci sono state alle nostre spalle. Mi riferisco alle elezioni comunali del 2017, ma anche alle elezioni regionali, dove all'Aquila il centrosinistra non fece una buona performance. E anche per la spinta di molti che mi dicevano e che mi dicono sei l'unica che ce la può fare, ho ritenuto di non dovermi tirare indietro, di non dovermi prendere la responsabilità
di non mettermi a disposizione di una battaglia. L'Aquila ha oggi tante risorse quanto non le ha mai avute, però la questione del post-terremoto non è risolta. Girando in questi giorni nei quartieri, nei borghi, nei paesi, mi rendo conto sempre di più, di quanto già non ne fossi consapevole, che siamo appunto a un livello in cui dobbiamo fare un grandissimo, enorme salto di qualità, perché ci possiamo altrimenti giocare molto. Dopo il terremoto noi abbiamo resistito, abbiamo mantenuto i presidi, abbiamo reagito, però è indubbio, lo vediamo tutti i giorni, diminuisce la popolazione si invecchia, manca il lavoro, manca una strategia, una visione, si fanno un po' di cose, si inaugura la fontanella, si inaugura la piazzetta magari fatta dalla fondazione e non dal comune, ma la compagine sociale, le realtà periferiche sono totalmente abbandonate, quindi il mio mi metto a rischio, certo mi metto a rischio, ma vale o non vale la pena mettersi a rischio per la propria città? Sì che vale la pena, quindi io mi metto in gioco perché ritengo che le mie relazioni romane, proprio la mia posizione, quella di aver fatto tante cose, di conoscere tutti, di essere riuscita a portare 1.780.000.000 per i fondi PNRR del cratere, il 4%, tante iniziative, tante possibilità, e questo mi dà una forza speciale rispetto agli altri competitor. Io adesso vorrei portarla a riflettere su due parole. La prima è vocazione e la seconda è pianificazione. 25 anni fa, con la morte del polo elettronico, l'Aquila è tornata a interrogarsi, e lo ha fatto a maggior ragione dopo il terremoto, su che cosa fare da grande. Quindi sulla parola vocazione la domanda è: qual è il futuro che Stefania Pezzopane vede per questa città e soprattutto quello che bisognerà costruire sin da subito, perché il futuro può essere da qui a 15 anni, ma bisogna costruire subito. Pianificazione. Dal 1989 ci sono stati molti tentativi di rifare il piano regolatore, che è il vero strumento di riorganizzazione della città, e non ci si è mai riusciti. Ma chi è che ha paura di un nuovo piano regolatore? Inizio dalla seconda risposta perché mi aiuta poi per la prima. Una città senza una strategia campa poco, campa male. Ci vuole una strategia. Ecco perché mi sono messa in campo, perché penso di avere una strategia. La strategia come si realizza? Attraverso la programmazione e la pianificazione. Se tu non fai il PRG, significa che non hai in mente un disegno di coesione, innanzitutto, tra le varie parti della che compongono questo nostro grande comune, le cosiddette frazioni, che io non voglio più chiamare con questa parola disonorevole per quei territori, ma che chiamo paesi o borghi, vanno uniti ai quartieri, periferia, e queste vanno connesse al centro storico. Non sono parole, ci vuole un piano. Ci vuole un piano anche di riutilizzo di aree dismesse, anche di ricomposizione di spazi che vanno rigovernati. Penso ai progetti case che stanno in disfacimento. Alcune di quelle piastre vanno demolite e vanno sostituite con altro, ma bisogna mettere insieme la classe dirigente, i soggetti sociali, ragionare insieme. Ecco perché io propongo il patto per l'Aquila. Un cardine del mio progetto è il patto per l'Aquila. Se sarò sindaca della città, chiamerò il governo, la Commissione europea, la regione, sedersi attorno a un tavolo e pianificare lo sviluppo della città nel prossimo decennio almeno, perché dobbiamo sapere quante risorse arrivano, pianificare, programmare e fare sì un programma di sviluppo sulle vocazioni. Le vocazioni quali sono? Siamo stati città manifatturiera, ora non lo siamo più perché la componente della manifattura è molto ridotta, siamo però città di servizi avanzati, siamo capoluogo istituzionale, quindi una grandissima parte del prodotto interno del nostro comune è nel pubblico impiego. Siamo città di ricerca e siamo città di cultura.
formazione, università. Queste componenti devono rimettersi insieme e lanciare dei messaggi al paese. Siamo anche la città della ricostruzione, quindi anche su questo si può ragionare per una, come dire, un messaggio all'Italia e al mondo, perché l'università insieme a, diciamo, la classe dirigente hanno modificato anche l'assetto sociale di questa città. Quindi la vocazione non può essere unica, ci sono più vocazioni, ma sicuramente c'è stata una grande trasformazione. Dobbiamo puntare ai servizi avanzati, al manifatturiero del chimico farmaceutico e dello spazio, che sono due manifatturieri prettamente connessi con l'alta ricerca, che danno molta occupazione, e poi il turismo. Turismo e cultura che in questa nostra realtà sono importanti, soprattutto la cultura, ma non sono connessi. Turismo culturale, turismo della montagna è l'altro filone su cui noi possiamo molto ben operare. Tutto dentro un piano, Patto per l'Aquila, PRG, sono i due strumenti, uno volano per la, diciamo, lo sviluppo economico, l'altro per la riorganizzazione urbanistica e del territorio. Altra parola chiave per il futuro della città è la parola scuola. La tragedia del piccolo Tommaso, la scuola Primo Maggio, ci ha detto una cosa importante, che non basta ricostruire le scuole, no? Lei sa che in questi anni di polemiche sulla mancata ricostruzione delle scuole ce ne sono state anche troppe. Oggi questa vicenda ci dice che sì, bisogna ricostruire le scuole, ma bisogna ricostruire le scuole in un contesto di accessibilità, e parlo di viabilità, di parcheggi, di spazi esterni, e il Covid, se vogliamo tornare un po' indietro, ci dice pure che ci vogliono spazi anche aggiuntivi per poter poi far fronte a queste cose. Quindi su questo, nel suo programma, cosa c'è? La scuola è decisiva, per quello che ho detto poco fa. La scuola è decisiva perché le classi dirigenti si formano nelle scuole. L'amministrazione Biondi ha fallito totalmente, questo è chiaro. Nel suo programma 2017 c'era la promessa che entro 100 giorni si sarebbe avviata la ricostruzione delle scuole. C'era la promessa di insediare una task force per l'edilizia scolastica. Nell'una e nell'altra promessa sono state mantenute. Nonostante il mio lavoro parlamentare, che ha dato al comune e a tutti i comuni del cratere norme di semplificazione per agevolare le procedure e tanti tanti soldi, si è rinunciato all'idea del campus alla caserma Rossi, che come è noto fu una mia proposta già allora, quando ero presidente della provincia. Non si è ancora deciso dove farle. La tragedia di quel piccolino ci richiama tutti all'ordine. Allora, la sicurezza delle scuole non è solo la sicurezza sismica, che è assolutamente un caposaldo visto quello che ci è accaduto, ma il principio della sicurezza va ampliato a tutte le necessità. Quindi è evidente che oggi c'è bisogno di un piano per l'edilizia scolastica. Abbiamo discusso con i presidi, faremo a giorni un'iniziativa in cui lanceremo per la città una grande idea. Non si può rinunciare a scuole anche nel centro storico, perché la contraddizione di dire ripopoliamo il centro storico e non metterci le scuole è una contraddizione che per me è inaccettabile. Io metterò le scuole anche nel centro storico. Bene. Io ringrazio Stefania Pezzopane e ringrazio naturalmente Giustino Parisi per questa intervista. Noi ci vediamo tra poco con gli altri candidati per appunto confrontarci anche con le loro posizioni. Linea alla regia. Messaggio per i nostri telespettatori. Con il nuovo digitale terrestre, su tutto il territorio dell'Abruzzo e del Molise, per continuare a ricevere i canali Rete 8 e Rete 8 Sport, potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori. Una volta effettuata la risintonizzazione automatica, digitando 10 sul telecomando troverete Rete 8 e provvisoriamente Rete 8 Sport digitando 75. Rete 8, la TV leader di ascolti in Abruzzo. Info su www.rete8.it.
Siamo tornati qui dall'Aquila con la nostra tribuna elettorale, lo spazio riservato alle interviste ai candidati sindaci che sono curate dal collega del quotidiano Il Centro Giustino Parisse. Salutiamo e ringraziamo per averci raggiunto Americo Di Benedetto. La prima domanda per lui, come ho già fatto per altri candidati, è relativa da parte mia alla presentazione del profilo della candidatura, ma anche della coalizione, delle liste che sostengono in questo rassemblement sia civico che politico in parte questa candidatura a sindaco. Allora, Di Benedetto, com'è nata la sua candidatura e com'è nata la sua squadra? Beh, innanzitutto noi ci siamo concentrati su una squadra che potesse astrarsi rispetto alle sigle, ma abbiamo lavorato a una impostazione di forza all'interno della costruzione delle stesse. Ho tre liste che mi sostengono, due promanano dal passo possibile e una parte del passo possibile è dedita all'attenzione sulle frazioni, quindi abbiamo fatto un taglio particolarmente attento delle esigenze delle comunità di prossimità, e poi c'è una valenza anche politica sul sostegno da parte del riferimento politico che è riconducibile a Carlo Calenda. La mia candidatura nasce per una valutazione che ho fatto insieme alle persone che mi sostengono da sempre, una valutazione che è partita da lontano, abbiamo cercato di perseguirla in ogni modo, cercando di dare un'offerta amministrativa alla città. Noi abbiamo l'ambizione di declinarla in una maniera tale che possa essere adeguatamente impostata sul buon governo, e siamo arrivati alla conclusione che viste le contrapposizioni e le esigenze delle parti di voler riproporre un qualcosa che già ha dato rispetto alle possibilità di essere valutati su un percorso amministrativo della nostra città, che sono riconducibili evidentemente a due schieramenti politici, noi abbiamo cercato di generare una proposta che abbia rispetto alle altre una sorta di originalità. Giustino Parisse. Consigliere Di Benedetto, consigliere perché lei è consigliere regionale. 5 anni fa io, e credo non solo io, avrei scommesso sul fatto che lei potesse diventare il nuovo sindaco della città. Poi le cose sono andate in maniera diversa, però non è il caso di riparlare di quelle vicende. Oggi, come dire, lei si mette in proprio e si mette contro, diciamo, il centrodestra e il centrosinistra. E naturalmente lei non ci si mette per partecipare, ma ci si mette per vincere. Ci dica due o tre motivazioni, due o tre argomenti per convincere gli elettori, chi ci sta ascoltando, a votare lei e non le altre coalizioni. Allora, io non credo di mettermi contro, ho generato un'alternativa credibile, questa è l'impostazione nostra, che tra l'altro è coerente con quello che è accaduto anche 5 anni fa, perché io di fatto 5 anni fa rappresentavo una nicchia all'interno di una proposta politica per la città dell'Aquila. Oggi continuo su quel filone e continuo ripartendo anche da un grande consenso che la città mi ha dedicato in occasione delle regionali. Lei ha ben detto che sono consigliere regionale, io sono stato il secondo più votato in città, quindi significa che da allora qualche riflessione è stata fatta. La nostra volontà è prettamente riconducibile al buon governo della città. Noi abbiamo idee di come superare alcune criticità che la nostra città vive, sia nel centro storico sia nelle frazioni. Non abbiamo esigenza di fare proseliti politici, abbiamo voluto sviluppare un progetto che sia differente rispetto agli altri, legittimi chiaramente, che sono in campo, ma che hanno già un profilo già predeterminato, che è più da grande metropoli che da realtà culturalmente metropolitana come la città dell'Aquila, ma limitata da un punto di vista sia di consistenza demografica e ancor più di partecipazione al voto. Ci conosciamo tutti, ognuno di noi ha la sua storia, io evidentemente ho una storia più formata da un punto di vista della professionale e anche diciamo così di studi. Io sono più un city manager che una persona che fa politica, ho una grande sensibilità politica e cerco di esercitarla attraverso l'impegno verso la comunità. E le fasi salienti delle nostre proposte passano per ciò che in 5 anni non è stato realizzato e che in qualche modo era stato oggetto di contestazione 5 anni fa per guadagnare la vittoria da parte di Pierluigi Biondi. Ce ne sono tantissime, cioè si può
potrebbero riproporre tutti gli stessi problemi di 5 anni fa. Abbiamo oggi la volontà dell'amministrazione uscente di generare un po' di fumo, un po' di confusione, inaugurando, facendo promesse, dicendo che si è approvato un progetto piuttosto che un altro, però andare a vedere in sostanza ciò che è stato fatto realmente in questi 5 anni ci sfugge. Noi abbiamo la volontà di rilanciare il decoro delle frazioni, prestare attenzione alla ricostruzione delle frazioni attraverso il superamento di situazioni che l'hanno un po' ingessata, tipo favorire una norma che possa superare l'usucapione, perché ci sono criticità che negli anni le frazioni hanno vissuto e c'è la necessità di far sì che ci possa essere un percorso veloce per cristallizzare le proprietà e ripartire sulla ricostruzione, i sottoservizi alle frazioni, i parcheggi nel centro storico della città, la necessità di verificare anche un'attenzione. La città nostra è una città dell'università, degli studi, della scienza, della formazione. Siamo un po' stati non attenti in questi ultimi tempi rispetto alle esigenze reali. Pensiamo solo alla casa dello studente, noi dovremmo accogliere le persone, siamo messi in una condizione tale da portare le persone che vengono qui da noi a studiare ad alloggiarle presso una caserma militare. Insomma, ci sono tante questioni, una su tutte, la prospettiva futura, la carenza di una logica strategica ancor più, e non c'è stato un dibattito in tal senso, se pensiamo agli spazi finanziari che ora più che mai sono stati messi a disposizione non solo al PNRR dove compete a livello nazionale, ma soprattutto dal fondo complementare che in realtà anziché piattaforma di discussione e di sviluppo generale è stato utilizzato per operazioni e spot e per mettere qualche pezza all'ordinario che nel corso di questi 5 anni non è stato fatto. Io avrei voluto farle adesso una domanda sulle frazioni, però lei mi ha anticipato. Questa campagna elettorale si sta giocando molto sulle frazioni. Lei ha una lista dedicata alle frazioni con dei candidati che abitano nelle frazioni che si occupano da tempo di questo. E allora la domanda diventa un'altra. Due questioni che rischiano di mandare il comune, come dire, in default. I sottoservizi, che lei conosce bene perché lei era presidente della Gran Sasso Acqua quando sono stati appaltati. Oggi di sottoservizi si parla poco, però di fatto è tutto fermo. E il progetto case. Io ho letto velocemente i programmi, nel suo programma c'è come dire, un'idea di soluzione di questa questione progetto case che costa milioni e milioni di euro l'anno al comune. Sì, allora le frazioni innanzitutto noi se andremo al governo della città faremo un assessorato e un assessore dedito alle frazioni, senza deleghe tecniche, è una delega prettamente politica di attenzione e di vicinanza per andare in giro tutti i giorni per le frazioni, raccogliere le istanze, anche quelle più semplici, ascoltare le persone, fare un elenco di priorità e riportarle all'attenzione dell'esecutivo. Dopodiché noi sul progetto case, rispetto al quale sapete benissimo, sempre 5 anni fa c'era un elemento di criticità e quindi non c'era stata la predisposizione, casomai anche al pagamento delle utenze in una maniera diluita nel tempo, non solo non si è recuperato il pregresso, ma non è stato fatto nulla per l'avvenire. Allora l'amministrazione comunale non può fare l'amministratore di condominio, non rientra nelle sue funzioni istituzionali. C'è la necessità di liberare il campo delegando a chi ha capacità di seguire in maniera precisa e puntuale queste grandi strutture che noi abbiamo avuto dal terremoto, ma sempre provvisorie sono. Allora noi abbiamo intenzione di costituire una fondazione con le amministrazioni separate ai beni di uso civico e incominciare ad alleggerire la parte del progetto case e dei progetti case che stanno sui territori e nelle frazioni. La motivazione è che ci sarebbe maggior controllo, una possibilità di rientrare pian piano anche sulle debenze pregresse, ma soprattutto una celerità nelle manutenzioni. Non so se voi avete mai avuto occasione di parlare con chi li occupa, che nel momento in cui non ci sono problemi va tutto bene, ma nel momento in cui c'è qualche difficoltà non si sa come agire per poter risolvere un problema che possa essere elettrico, idrico, di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Credo che questo sia un elemento importante. Sui sottoservizi io avevo lasciato i contratti di tutti gli altri lotti firmati.
noi abbiamo fatto il primo lotto, è stata l'opera pubblica più grande realizzata post sisma, ma mai realizzata da una stazione appaltante in Regione Abruzzo. Possiamo dire l'ospedale, le autostrade, ma l'ospedale l'ha fatto la Regione, le autostrade il Ministero delle Infrastrutture. Avevamo chiuso il 75% dei lavori sul primo lotto, stando coi tempi di progettazione e affidamento dei lavori notevolmente sotto alle statistiche sia dell'ANCI, dell'Osservatorio ANCE e dell'Osservatorio del Ministero dei Lavori Pubblici. Abbiamo portato a termine la parte più complicata, il centro storico, via Patini, via Marrelli, Corso Stretto, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto. Allora, abbiamo fatto un lavoro straordinario che oggi permetterà anche la ripavimentazione, perché una volta che ripavimenti non devi toccare nulla nel centro storico. Contratti firmati, sono passati 5 anni, ci sono le riserve delle imprese aggiudicatarie e non si vede via d'uscita. Vogliamo dire che lì ci sono delle criticità? Che ce lo dimostrassero. Parliamo delle frazioni, ma almeno una programmazione sui sottoservizi nelle frazioni, uno studio su come agire, soprattutto su quelle frazioni che vedono in ritardo la ricostruzione per il cronoprogramma che si era dato allora rispetto ai minor danni che c'erano stati. Non c'è uno stanziamento in tal senso. Insomma, è tutto improvvisato. Io ho visto 5 anni a rincorrere l'ordinario piuttosto che a lavorare su una strategia che possa essere dedita alla crescita della nostra città. Si parla in questa città di vocazioni e in particolare di turismo, quindi turismo religioso da un lato, turismo lento, turismo montano dall'altro. Perché il turismo sul Gran Sasso, il famoso sviluppo del Gran Sasso, non decolla e non riesce a decollare mai? Ma perché noi abbiamo gli strumenti e non esercitiamo l'azione, perché siamo fermi. C'è un piano degli investimenti di svariati milioni di euro sulla ristrutturazione dell'albergo, sui sottoservizi. Avete visto qualcosa di muoversi in questi anni? C'è l'esigenza di rimettere mano a un piano, diciamo così, di sostenibilità anche ambientale. Hanno fatto delibere di giunta, di indirizzo, dove dovevano cambiare il mondo, in realtà è tutto fermo. Tra l'altro fermo anche l'aspetto legato alle archeologie sciistiche, come gli impianti di Montecristo, piuttosto che la fossa di Paraganica, ancora inquinata da una struttura ormai diruta, rispetto alla quale andrebbe fatta un'azione di compensazione per poter in qualche modo riabbellire quei luoghi. Io vedo una criticità reale, si pensa ad altro e non al governo della città. Questo è l'elemento che ci distingue rispetto alle altre proposte. Noi vogliamo pensare ai problemi. Se io diventerò sindaco, mi dedicherò al governo della città 24 ore su 24, non devo fare tessere di partito, non devo fare nulla che possa distogliere l'attenzione mia rispetto alle problematiche dei cittadini. Poi risolverò tutto? Assolutamente no, non c'è nessuno che c'ha la bacchetta magica, ma comunque in ordine di priorità è ben evidente quello che io voglio fare rispetto agli altri. A proposito di priorità, le scuole. Questa è una domanda che stiamo facendo a tutti i candidati, partendo dalla tragedia di pochi giorni fa. Oggi non basta più solo ricostruire le scuole, ma bisogna ricostruire un sistema scolastico che preveda viabilità di accesso, parcheggi, capacità di avere spazi interni ed esterni. Ecco, su questo il vostro programma cosa prevede? 2 minuti e mezzo per la risposta. Sì, velocissimo, sulle scuole non abbiamo parlato di sanità, che è un problema rilevantissimo, però sulle scuole, ma io ho ben circostanziato il mio pensiero, sulle scuole c'è l'esigenza di riprogrammare tutto, perché faccio l'esempio del Cotugno, è vero che è della provincia, però non si sa adesso se si ricostruirà, non si ricostruirà, c'erano stati dei fondi, erano stati stornati. Allora, le scuole, voi sapete che c'è la tendenza ad avere edifici non vulnerabili e quindi dovrebbero essere ricostruite tutte quante. È chiaro che tendere alla invulnerabilità delle scuole significa aspettare un lungo lasso di tempo. Noi dobbiamo verificare le scuole che abbiamo come compatibilità rispetto alla sicurezza, verificare anche se nelle more della ricostruzione è il caso di riportare qualcosa in centro storico, e credo proprio di sì, lì dove gli immobili ricostruiti è vero che non tendono a uno, ma stanno a 06, 07, 08, compatibili con la sicurezza dei ragazzi, rifare un piano generale, cioè a distanza
di tutti questi anni noi abbiamo ricostruito solo due scuole. È veramente assurdo, nonostante ci siano state delle norme che abbiano alleggerito e che hanno alleggerito diciamo così i limiti per la realizzazione delle opere pubbliche, quindi l'aspetto procedurale. Insomma, i problemi sono tanti. Il dramma più grande, perché io non sono una persona che gioisce rispetto al non funzionamento della città, perché poi casomai si può ritagliare uno spazio per se stesso, il dramma più grande è che io come cittadino avverto un'inerzia totale, e secondo me c'è l'esigenza di pensare, ognuno di noi, se ha a cuore la città, più al governo della stessa che alle prospettive politiche dei singoli. Bene, io ringrazio Amerigo Di Benedetto e ci vediamo tra poco anche col collega Giustino Parisse per un nuovo incontro con un candidato sindaco dell'Aquila. Messaggio per i nostri telespettatori. Con il nuovo digitale terrestre, su tutto il territorio dell'Abruzzo e del Molise, per continuare a ricevere i canali Rete 8 e Rete 8 Sport, potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori. Una volta effettuata la risintonizzazione automatica, digitando 10 sul telecomando troverete Rete 8 e provvisoriamente Rete 8 Sport digitando 75. Rete 8, la TV leader di ascolti in Abruzzo. Info su www.rete8.it. Bene, siamo ancora qui dall'Aquilone, centro commerciale dell'Aquila, che ci ospita gentilmente per una serie di interviste con i candidati sindaci per il capoluogo di regione. Insieme al collega Giustino Parisse del centro presentiamo la terza candidata qui nella nostra postazione, che salutiamo e ringraziamo, Simona Volpe. La prima domanda la faccio io come sempre ed è relativa al profilo della sua candidatura, perché ecco, lei è stata anche un po' la sorpresa negli ultimi giorni in cui sono state depositate le liste, perché questa decisione di scendere in campo, e soprattutto chi è che la sostiene con i candidati, con la lista che è a supporto della sua sfida elettorale. Sì, allora buongiorno a tutti, intanto mi presento, Simona Volpe, cittadina aquilana, nata e cresciuta all'Aquila, e ho frequentato il liceo classico, poi ho studiato giurisprudenza a Perugia, ho preso l'abilitazione da avvocato all'Aquila e ho iniziato il mio percorso nell'ambito risorse umane, quindi ho lavorato per varie multinazionali, ancora adesso lavoro per una multinazionale importante del settore logistica e trasporti. E perché siamo qui? Perché con una serie di persone che ho incontrato sulla piazza dell'Aquila e con cui siamo stati a stretto contatto negli ultimi 2 anni, per una serie di argomenti che sono stati che hanno limitato diciamo la nostra libertà e i nostri diritti negli ultimi anni, abbiamo deciso di presentarci pubblicamente con una lista Libera Aquila per portare avanti un progetto rivoluzionario, cioè un cambiamento di percorso. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che negli ultimi 2 anni la libertà di scelta, l'autodeterminazione, il rispetto dei diritti costituzionali, il dubbio, le paure dei singoli cittadini non sono stati oggetto d'attenzione. Pertanto abbiamo pensato che nell'occasione delle amministrazioni nelle amministrative del Comune dell'Aquila forse era l'occasione giusta per cambiare il punto di vista, per cambiare la prospettiva, per cambiare lo sguardo su una città come la nostra, che comunque esce dagli ultimi 13 anni di vessazione, no? Abbiamo subito il terremoto, abbiamo subito gli ultimi anni di difficoltà sia per l'emergenza sanitaria, adesso per l'emergenza economica, e quindi forse è arrivato il momento di guardarci da un altro punto di vista. Quello che è mancato finora è stato uno sguardo ai cittadini e non alla città. Quindi quello che abbiamo notato da cittadini, da utenti, da fruitori dei servizi pubblici è che si è data attenzione alla città e quindi alla ricostruzione dal punto di vista architettonico, ma non si è data attenzione ai cittadini. E quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo dato uno sguardo ai bisogni dei cittadini, di tutti, ai bisogni del territorio circostante, e abbiamo pensato di dare delle proposte e delle soluzioni.
un esempio, la nostra lista è composta da professionisti e da abitanti anche del territorio circostante. E questo perché la nostra idea è: L'Aquila è stata fondata dal territorio circostante, dai castelli, perché non tornare ai castelli e ad abbracciare in un progetto diffuso tutto il territorio? Adesso siamo qua, iniziamo magari a ragionare su degli argomenti. Giustino Parisi. Solpe, lei è una figura totalmente inedita nel panorama politico cittadino, una, come ha detto il collega Pier Antuono, una sorpresa arrivata all'ultimo minuto, nessuno sapeva nulla di questa sua candidatura e della lista. Allora, io ho letto attentamente il vostro programma, che è un programma che parte da questioni molto generali e poi arriva a questioni più locali. Naturalmente che lei, se partecipa con la speranza di vincere, non si partecipa mai per perdere. Partiamo dal programma amministrativo. C'è una frase, lei già ha accennato adesso, che è proprio il primo rigo del programma. Sentiamo il bisogno di impostare una rivoluzione culturale. Ecco, ci può chiarire questo concetto, calato magari anche nella nostra realtà? Certo, allora parto da com'era L'Aquila prima. Sono cresciuta in una città che aveva delle iniziative culturali incredibili, al di là proprio della scuola, della formazione, della cultura tradizionale. L'Aquila è stata sempre al centro di progetti importanti di cultura. Ora, che cosa abbiamo notato negli ultimi anni? Che è mancata questa attenzione e da cosa si nota? Un esempio banale, la ricostruzione degli edifici scolastici. Cioè, ci si è dimenticati che il futuro sono i giovani, ma i bambini e poi i giovani e poi gli studenti, perché saranno gli amministratori della città domani. E quindi, partendo da questo presupposto, se la città non ha dato attenzione alla scuola, alla ricostruzione degli edifici scolastici, se si è data priorità, banale, ma l'ultimo successo che ho visto, le colonnine delle auto elettriche. Cioè, è prioritaria la colonnina rispetto al bisogno di apprendimento, di cultura, di respiro internazionale, anche di una cultura internazionale che noi ci siamo potuti permettere in passato e che ad oggi non ci possiamo permettere. È prioritaria la colonnina elettrica? Io credo di no. E la nostra lista ha evidenziato in una serie di bisogni questa attenzione. Cioè, per me oggi quello che manca nella città è anche una visione lungimirante del futuro. Quindi i nostri ragazzi, se, al di là della banalità del progetto scolastico, vabbè, adesso ci sono i MUSP, vanno a scuola nei MUSP, va bene lo stesso, insomma, bypassiamo questi limiti. Però c'è attenzione alla cultura profonda, alla cultura d'insieme, o solamente all'erudizione, al programma del ministeriale? Cioè, c'è un'attenzione al ragazzo oggi? Io, da fruitore dei servizi pubblici, vedo che i ragazzi, per esempio, non hanno neanche spazi di aggregazione, errano, vanno in giro per la città senza sapere dove poggiarsi. Allora, un progetto, per esempio, che vorremmo lanciare è una biblioteca comunale, ma come esistono al nord? Io, per motivi di lavoro, sono stata spesso all'estero e spesso sono in altre città d'Italia, al nord soprattutto, non lo nascondo. Ci sono paesini che non sono capoluogo come noi, paesini che hanno delle strutture intergenerazionali che a me creano invidia. Allora, è possibile che c'è una biblioteca comunale dove ci sono spazi di tutti i tipi, dove può andare la mamma con l'infante a sentire la musica o a leggere letture ad alta voce, in modo da abituare l'infante ad ascoltare suoni e parole, e contestualmente possono andare le persone anziane a raccontare a gruppi di giovani le loro esperienze, e noi in una città del genere non abbiamo nemmeno la biblioteca provinciale ricostruita?
Nel programma mi ha colpito in particolare una cosa, l'istituzione, nel vostro programma c'è l'istituzione di un comitato permanente di cittadini dove si possono proporre e elaborare soluzioni. E questo da un punto di vista teorico va benissimo, però poi lei sa che un sindaco ogni giorno è chiamato a fare scelte che magari non sa nemmeno di dover fare, e dover confrontarsi continuamente con un comitato permanente dei cittadini potrebbe diventare, come dire, no, un allungamento dei tempi. Voi come lo concepite questo comitato? Certo, questo è un progetto secondo me molto interessante. Perché? Perché abbiamo assistito al fallimento della politica tradizionale e dei partiti, perché hanno rappresentato sempre parte del tutto. In questa proposta noi ci presentiamo come cittadinanza. Primo, possiamo rappresentare tutta la cittadinanza e tutto il territorio. Secondo, dobbiamo mettere ai tavoli, e ci sono i tavoli di concertazione, ci sono le conferenze di servizi, non dobbiamo mettere solo le figure apicali, dobbiamo mettere gli stakeholders, cioè i portatori di interessi. Tra i portatori di interessi, i primi sono i cittadini. Quindi questo comitato permanente potrebbe avere la soluzione per il sindaco, per l'amministrazione comunale. È chiaro che va prima di tutto contestualizzato anche al territorio circostante e va articolato, cioè dobbiamo intanto ispirare la cittadinanza a partecipare. Che significa? Che il cittadino stesso che si lamenta continuamente dei servizi che non funzionano deve cominciare a responsabilizzarsi. È vero che il primo cittadino e l'amministrazione hanno le responsabilità, ma come cittadini ce l'abbiamo tutti. E quindi se noi riusciamo a far passare questo progetto di partecipazione, cittadinanza illuminata, secondo me questo è un progetto rivoluzionario che può cambiare le cose, perché può cambiare la cultura delle persone. È chiaro che non sarà facile attuarlo, ma faremo di tutto per farlo. Cioè, per esempio, un progetto interessante è quello del Oltre il MUSP, quell'esempio di partecipazione attiva che è stato fatto dal 2011 ad oggi per la ricostruzione della scuola di Sassa, che è stato, detto fra di noi, purtroppo fallimentare. È però un progetto esemplare che possiamo prendere e può essere di ispiratore per gli altri portatori di interessi della cittadinanza. Allora, questo va benissimo, però lei sa che se il 13 giugno o il 27 giugno dovesse essere eletta sindaca di questa città, lei il giorno dopo si siede sulla poltrona più importante della città e si troverà di fronte una marea di problemi, il piano case, i servizi, la ricostruzione delle scuole, tutta una serie di problematiche. Io nel programma ho letto che nel caso lei dovesse diventare sindaco, si doterà di una squadra di competenti. Quindi, come dire, voi avete già pensato che oltre a tutte queste questioni di cui già ci ha parlato, ma ce ne sono molte altre, avete la consapevolezza che poi amministrare la città non sarà semplice? Assolutamente, assolutamente. Non sarà semplice, ma ci organizzeremo per farlo nella maniera più intelligente. Intanto un'amministrazione comunale deve essere saggia e lungimirante, si deve circondare di competenze, di merito, di talenti. Nel mio lavoro quotidianamente ho a che fare con talenti e per trattenerli nell'azienda per cui lavoro non le dico che salti mortali faccio e che progetti di formazione, che path di carriera che applico. Secondo me, alla stessa maniera, noi dobbiamo investire sui talenti della città e sui percorsi di carriera della città, sulle competenze della città, dalle competenze più semplici alle competenze più tecniche. Bisogna valorizzarla, bisogna valorizzare i cittadini. Economia e il lavoro sono altri due punti del vostro programma. Vabbè, c'è una parte economia in cui voi proponete di ridurre l'IMU, la Tari, vabbè, la riduzione delle tasse, come dire, un argomento sempre abbastanza facile. Invece per quanto riguarda il lavoro mi sembra di capire, poi mi correggo se sbaglio, che voi non pensate al lavoro, alla grande industria, alle cose, ma pensate al recupero di tante piccole attività adesso o dismesse o dimenticate, che possono ricostituire una rete in grado di garantire un futuro alle
nuove generazioni il lavoro, quindi. 2 minuti e mezzo per l'ultima risposta. Sì, allora, velocissima. Il mondo del lavoro è il mio settore. E le dico con difficoltà che abbiamo perso una grande opportunità dopo il terremoto, quella della zona franca, dove forse avremmo potuto attrarre grandi imprese. Ad oggi noi abbiamo un problema di domanda e offerta che non si incontrano sul territorio e in tutta Italia. Ad oggi abbiamo un problema di competenze, dei più giovani che non le hanno e dei più vecchi che hanno competenze inadeguate. Stiamo andando verso intelligenza artificiale, robotica, digitalizzazione. Rischiamo che l'essere umano non trova lavoro e se perdiamo il lavoro perdiamo la dignità. Quindi che cosa dobbiamo fare? Recuperare competenze che non possono essere sostituite dalla robotica. Come il territorio è fecondo, perché il territorio ha competenze artigianali che sono dimenticate, ci sono artigiani che non saprebbero come insegnare le loro competenze, ma se un'amministrazione comunale saggia e intelligente li mette in condizione di farlo, lo potranno fare e potranno fare delle scuole a livello nazionale incredibili. Le parlo del restauro, io ho a che fare con restauratori che mi dicono che importano personale da fuori perché sul territorio non le trovano. Parlo con tessitori, no, nessuno sa a chi far restaurare la tappezzeria di una sedia antica, cioè a che punto siamo arrivati? Diciamo che questo in sintesi è il mio approccio, ma l'approccio della lista. Chiaro, non c'è tempo per approfondire, ma sono qui per voi e per i cittadini. Bene. Quindi. Bene, noi ringraziamo Simona Volpe per questo incontro, l'intervista si chiude qui, ma tra poco dopo la nostra ultima pausa torneremo con l'ultimo candidato intervistato dal collega appunto del quotidiano Il Centro, Giustino Parisse. A tra pochissimo, restate con noi. Messaggio per i nostri telespettatori. Con il nuovo digitale terrestre, su tutto il territorio dell'Abruzzo e del Molise, per continuare a ricevere i canali Rete 8 e Rete 8 Sport, potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori. Una volta effettuata la risintonizzazione automatica, digitando 10 sul telecomando troverete Rete 8 e provvisoriamente Rete 8 Sport digitando 75. Rete 8, la TV leader di ascolti in Abruzzo. Info su www.rete8.it. Bene, siamo tornati nella nostra ambientazione, per la quale ringraziamo la proprietà del centro commerciale L'Aquilone, in cui stiamo svolgendo i nostri incontri elettorali qui nel capoluogo con i candidati sindaci. Questo primo round, questa prima trasmissione è dedicata alle singole interviste, poi venerdì prossimo vi proporremo invece il confronto finale nelle ultime ore proprio di campagna elettorale. Insieme a me il collega del quotidiano Il Centro, Giustino Parisse, nonché volto anche di Rete 8, ci ha appena raggiunto per l'ultima intervista il candidato sindaco, nonché sindaco in carica della città, Pierluigi Biondi. Allora, un saluto ai nostri telespettatori. Buonasera. Anche da parte sua, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, spiegando anche perché Pierluigi Biondi insomma ci riprova e soprattutto rispetto anche all'esperienza precedente, che tipo di squadra ha suo sostegno in questa battaglia elettorale per il ritorno a quello che si spera sarà veramente la sede abituale del Comune dell'Aquila, Palazzo Margherita. La rivedremo sicuramente entro i prossimi 5 anni, questa bellissima sede istituzionale. Ci riprovo perché non mi piace lasciare il lavoro a metà in genere, e ci riprovo anche perché la coalizione ha confermato la fiducia maturata 5 anni fa in occasione delle elezioni del 2017. Naturalmente le condizioni sono molto cambiate. 5 anni fa partivamo sconfitti, abbiamo recuperato in maniera direi un po' avventurosa e rocambolesca lo svantaggio ampio che avevamo al primo turno. Siamo con una coalizione ampia, aperta, inclusiva, in cui ci sono le esperienze classiche del centrodestra. Quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, c'è l'Aquila al Centro, che è la formazione del senatore Quagliariello, che in Italia è declinata con Italia al Centro,
c'è l'Aquila Futura, che è la componente che fa riferimento al vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo, che è anche consigliere uscente, e poi c'è una lista civica dove ci sono esperienze indipendenti, moltissimi che si sono messi in gioco per la prima volta, ci sono anche rappresentanti del Movimento Progetta, dell'Unione di Centro, di Noi con l'Italia e del Partito Repubblicano. Insomma, è una coalizione molto ampia ma anche molto ben organizzata. Giustino. Allora, Sindaco, lei lo ha accennato adesso, 5 anni fa lei è stata una sorpresa, nessuno si aspettava che lei potesse diventare sindaco, lei è diventato sindaco, fra molti scetticismi, ha fatto il sindaco per 5 anni, se l'ha fatto bene o male adesso ce lo diranno gli elettori fra un po' di giorni. Io però vorrei, la mia domanda è questa, lei nella campagna elettorale giustamente sta rivendicando e rivendica le cose fatte dalla sua amministrazione. Io la vorrei invitare a parlare invece, nel momento in cui lei parla con i cittadini, quali sono le cose che ci sono da fare? Qual è le cose che la Giunta Biondi, se tornerà ad essere sindaco con Giunta Biondi, dovrà fare per far fronte ai tanti problemi di questa città? Allora, innanzitutto c'è il tema dei temi, che è il completamento della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica. Io sono convinto che neanche il prossimo quinquennio la ricostruzione pubblica sarà completata, ma per un motivo molto semplice, perché le risorse sono tante, i procedimenti sono numerosissimi e quindi bisognerà dare una scala di priorità. Quello che è certo è che nei prossimi 5 anni verranno ricostruite almeno le 9 scuole su cui il Comune ha competenza diretta e su cui sono stati avviati i procedimenti. In alcuni casi in realtà i lavori sono già iniziati, in altri gli appalti sono già stati affidati. Sono convinto che anche la Mazzini, di cui si sta occupando il provveditorato, sarà completata. I prossimi 5 anni devono essere dedicati alla definitiva rinascita della città dell'Aquila. Ci sono dei temi caldi su cui è iniziata la programmazione. Faccio l'esempio della piena riqualificazione e potenzialità di utilizzo del megaparcheggio, quindi con la possibilità di sfruttare appieno gli oltre 600 posti auto attraverso l'ascensore che collegherà il terminal con Viale Rendina, e anche la riattivazione dei tapirulan, due attività che sono delegate al Consiglio regionale. Nei prossimi 5 anni vedrà alla luce la scuola di formazione dei Vigili del Fuoco, la sede del Servizio Civile Universale con un'imponente opera di manutenzione straordinaria di tutto il patrimonio del progetto CAS, in alcuni casi addirittura con l'eliminazione di una quota di essi. Nei prossimi 5 anni ci sarà la scuola di formazione della pubblica amministrazione, ci sarà un centro storico finalmente tutto ripavimentato, e ci saranno, io mi auguro, perché abbiamo programmato da poco con una delibera di indirizzo, anche i primi sottoservizi nelle frazioni, soprattutto quelle più danneggiate. Ecco, sulle frazioni sto notando che in questa campagna elettorale molto si sta giocando sulle frazioni. Lei addirittura ha un furgoncino che gira e le sta facendo praticamente tutte. Nelle frazioni si punta molto l'attenzione sulla ricostruzione privata. Io vorrei portarla invece anche a riflettere sulla ricostruzione pubblica. Lei ha appena accennato ai sottoservizi, ma io potrei dire la pavimentazione, potrei dire il rifacimento di piazze e luoghi. Cioè, le frazioni non è solo ricostruire case, ma è qualcosa di più. In questo, nel vostro programma per i prossimi 5 anni, cosa c'è? Ma noi siamo ben consapevoli, tanto è vero che sulle frazioni abbiamo programmato oltre 100 milioni di euro su cose che non sono la ricostruzione privata. Naturalmente bisogna prima concludere la ricostruzione privata prima di poter agire sugli spazi pubblici. In realtà su alcuni spazi pubblici già interveniamo, faccio degli esempi, abbiamo appena riconsegnato i lavori della piazza di Arischia. Sulle frazioni più grosse, parlo di Paganica per esempio, sono in programmazione i lavori al Palazzo Ducale, su Sassa c'è la riqualificazione del complesso ex Sercom, sulle frazioni un po' più piccoline, parliamo di Aragno con le Brincioni, Onna, sono in programmazione interventi sull'impiantistica sportiva, stessa cosa su San Gregorio. Noi sulle frazioni abbiamo concentrato un'attenzione importante, ma è evidente che anche lì
bisognerà procedere non appena ci saranno le condizioni, e io spero che ciò avvenga con la programmazione dei 2 miliardi e 8 che abbiamo ottenuto per il rifinanziamento della ricostruzione e su cui, ahimè, ancora non si fa quell'attività che sarebbe necessaria da parte del governo e delle strutture governative, mi riferisco in particolar modo alla struttura di missione. Anche lì sui programmi di rigenerazione bisognerà intervenire. Io sono convinto, e l'ho detto più volte, che non necessariamente per entrare dentro una casa bisogna attendere di aver scelto il colore delle tende. Quindi lì dove è possibile intervenire anche su riqualificazioni di spazi pubblici senza necessariamente lì dove non ci saranno interferenze di ricostruzione pubblica o privata, quindi sotto servizio o casa, lì si potrà sicuramente intervenire. Sindaco, le scuole, ne abbiamo parlato anche con gli altri candidati. Lei adesso ha dei poteri, vorrei definirli commissariali, per accelerare la ricostruzione. In effetti negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, qualcosa si sta muovendo. Però la domanda è questa: la tragedia, la recente tragedia del piccolo Tommaso ha riproposto un tema che non è solo la ricostruzione fisica delle scuole, ma è anche dove le mettiamo queste scuole, che tipo di viabilità di accesso. Non è forse il caso, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche di ripensare in questo senso la ricostruzione delle scuole? Ma noi la ricostruzione delle scuole in realtà non l'abbiamo ricalcata nel com'era dov'era, fatta eccezione per alcuni edifici un po' più piccolini in cui si poteva procedere con la demolizione e ricostruzione. È il tema che io ho cercato di porre anche all'attenzione pubblica. Quando si dice rimettiamo le scuole in centro, bisogna capire anche come si rimettono le scuole in centro. Oggi le scuole devono avere caratteristiche diverse rispetto alle scuole che frequentavo io. Io sono rientrato recentemente dentro all'ex liceo scientifico, ho visto la classe, o dentro al committo anche, ho visto la classe dove ho fatto le scuole medie e le scuole superiori, ed effettivamente quelle erano classi pollaio, non quelle dei MUSP attuali. Per cui lì dove è stato possibile accorpare per macro aree degli edifici e farne un polo unico, lo stiamo facendo. Mi riferisco in particolar modo a Paganica, mi riferisco in particolar ad Arischia, le abbiamo anche accorpate direttamente su un unico edificio, mi riferisco alla scuola per cui abbiamo chiuso la gara pochi giorni fa nella zona est dell'immediata periferia est della città dell'Aquila, e quindi Gignano, Sant'Elia, Torretta. Stiamo combattendo, perché questa è la vera il vero termine, con la struttura di missione e il Ministero dell'Istruzione, anche per ottenere risorse per accorpare su un unico edificio nel parco di Colle Maggio anche tutte le scuole che un tempo erano localizzate in centro storico. Parlo della Di Amicis, parlo della Carducci, eccetera. Dopodiché la Mazzini verrà ricostruita lì. Certo, il tema della sicurezza, se si riescono a fare queste delocalizzazioni, il tema della sicurezza viene risolto in automatico. Perché? Perché il traffico veicolare può essere gestito meglio, perché possono essere fatti parcheggi più ampi, in una parola, diciamo, perché possiamo ripensarle ex novo. Diverso è il discorso quando le scuole vengono rimesse lì dove erano. Ecco perché, per esempio, la Di Amicis non tornerà nella sua sede, o la Carducci non possono tornare alla loro sede, e secondo me è anche una scelta giusta quella di consentire ai genitori di portare i propri figli a scuola in tranquillità, avendo dei parcheggi, potendosi prendere il tempo anche necessario per accompagnare i figli a scuola. Io sono convinto di una cosa, che quella tragedia, al di là delle responsabilità che la magistratura naturalmente accerterà, nasce da una frenesia a cui la modernità costringe in particolar modo le donne, per cui si corre da una parte a un'altra, non ci sono i parcheggi, i bambini si sentono male, bisogna portarli subito da un'altra parte a fare sport, a fare musica. Che cosa succede? Scatta, diciamo, la disattenzione, purtroppo la tragedia come è accaduto. Dopodiché sulle scuole, se noi avessimo dalla nostra parte tutta la filiera chiamata a recuperare, a individuare le risorse, a programmarle, ed è una cosa che io ho detto anche al ministro Patrizio Bianchi quando mi ha chiamato a seguito della triste vicenda del piccolo Tommaso, noi oggi avremmo, per esempio, Pianola già avremmo
saremmo già in condizioni di partire con la gara per Pianola, saremmo in condizioni di partire con il primo lotto della scuola di Paganica, saremmo in condizioni di partire con la Giovanni XXIII, cosa che noi adesso non riusciamo a fare perché la burocrazia purtroppo, anche di fronte alla tragedia dell'Aquila, continua ad utilizzare i suoi poteri in maniera irrazionale. Stiamo in chiusura, due cose, sono due palle al piede che come sindaco, se tornerà a fare il sindaco, dovrà affrontare per forza di cose: piano case e sottoservizi. Com'è la situazione? Allora, partiamo dai sottoservizi. I sottoservizi sono stati pensati per una città diversa, cioè una città disabitata. Dopodiché non è colpa di nessuno, ci sono stati ritardi, sappiamo i ricorsi. I sottoservizi sono partiti ad un certo punto, hanno iniziato ad interferire con il ritorno alla normalità del centro storico e quindi residenti, e fin qui qualche disagio può essere anche tollerato, ma soprattutto attività commerciali, e in quel caso diventa più complicato. Noi stiamo cercando una soluzione meno impattante, non necessariamente lo smart tunnel deve essere fatto ovunque, perché ricordo che noi dobbiamo stare attenti alla differenza fra la realtà e la leggenda metropolitana. Dentro lo smart tunnel non corrono tutti i sottoservizi. Il gas sta fuori dai tunnel. L'acqua con una certa pressione sta fuori dal tunnel. Quindi non è per tutta la vita non rovineremo più le pavimentazioni del centro storico. Se si rompe una condotta del gas, anche dopo aver fatto la pavimentazione del corso, dobbiamo rompere la pavimentazione del corso. Quindi, visto che comunque questa non è la soluzione a tutti i mali della città, ma è una scelta, diciamo, innovativa, si potrà fare lì dove non necessario, si potrà tornare indietro e magari ritornare alle polifore come si facevano un tempo. Dopodiché, la questione del progetto case, sul progetto case noi appunto interveniamo 60 milioni di euro, la sede del Servizio Civile Universale serve proprio a riqualificare il progetto case, a sistemare gli edifici che non sono in condizioni di essere utilizzabili, a demolire quelli che non servono, perché io da questo punto di vista sono molto laico, anzi credo che intere aree dovrebbero essere proprio liberate. Su una parte importante, 500 alloggi, ci sarà la trasformazione nella scuola dei Vigili del Fuoco, naturalmente una quota per le esigenze sempre più ridotte degli sfollati e per le emergenze sociali o per le operazioni tipo quella che ci ha consentito di accogliere le famiglie afghane o i profughi ucraini, quelli li terremo, però quando il compendio sarà molto ridotto e diciamo contenuto sarà anche più semplice la gestione, che oggi effettivamente è resa difficoltosa da condizioni oggettive. Noi siamo credo la quinta o la sesta città d'Italia per numero di alloggi posseduti, cioè dopo Roma, Napoli, Palermo, credo che ci sia la città dell'Aquila, addirittura credo che stiamo sopra città come Milano, una cosa del genere. Bene, allora noi abbiamo sostanzialmente terminato questa serie di incontri, di prime interviste con i candidati sindaci che vi ricordo torneranno a confrontarsi proprio nelle ultime ore di campagna elettorale qui sempre dal centro commerciale L'Aquilone, che ci ha gentilmente ospitato venerdì prossimo in una tribuna in cui invece la formula sarà quella del confronto, sempre rispondendo alle domande del collega Giustino Parisse. Ringrazio Pierluigi Biondi, ringrazio Giustino. Grazie nel ricordare che ormai tra qualche ora sul quotidiano Il Centro, edizione dell'Aquila, troverete ampio spazio per questo evento televisivo elettorale e anche con le dichiarazioni che magari vi siete persi nel frattempo. Grazie a tutti voi per averci seguiti e arrivederci.